Grazie Presidente, si tratta di un'operazione questa da parte della Giunta che va assolutamente in continuità con un processo che, come sappiamo, è stato voluto insomma, da questa amministrazione, da quest'Aula, dalle riforme che abbiamo fatto, dai regolamenti che abbiamo approvato, ed oggi iniziamo la fase attuativa di fatto del bilancio partecipativo. Dopo il processo partecipativo, con l'inserimento delle opere e poi il successivo ovviamente finanziamento, iniziamo quindi a dare conto finalmente di quello che è una nuova modalità di costruzione del bilancio di Roma Capitale. Se pensiamo che all'interno del DUP abbiamo anche inserito, approvato pochi minuti fa, un emendamento che consentirà quindi alla ragioneria dei monitoraggi trimestrali sulle spese legate agli investimenti per gli interventi del bilancio partecipativo, ma al tempo stesso anche un ordine del giorno dove abbiamo chiesto che venga pubblicata nella sezione del portale istituzionale Roma Capitale tutti gli interventi con lo stato d'avanzamento dei lavori, e ancora la possibilità anche di dotare diciamo, gli interventi a valle degli stessi o comunque durante di una targa insomma, identificativa di quello che è l'intervento di Roma Capitale sul bilancio partecipativo. Ricordiamo i dati che sono stati pubblicati sul portale di Roma Capitale, stiamo parlando di un processo che ha visto un numero elevatissimo insomma, di partecipanti, secondo i dati ultimi pubblicati parliamo di oltre quasi 50.000 persone in tutte diciamo, le fasi tra la prima e la seconda fase, quindi di oltre 1.000 progetti presentati, di 65 progetti che sono gli esiti diciamo, di consultazione, della consultazione online che è avvenuta, e voglio ricordare anche che questi interventi sono equamente distribuiti sul territorio, perché la nostra visione è che la città, anche se è suddivisa in quartieri, come è giusto che sia, è suddivisa in municipi, e quindi era giusto dare conto che ogni municipio potesse avere diciamo, i suoi interventi, ma la città resta sempre una, e per tale ragione abbiamo utilizzato degli indicatori di estensione territoriale e degli indicatori legati alla partecipazione e degli indicatori legati alla popolazione residente, proprio per fare in modo che le risorse economiche legate agli interventi fossero distribuite in modo equilibrato. Quindi una città intera che oggi si vede per la prima volta nella sua storia 65 interventi che sono stati direttamente scelti tra l'amministrazione e i cittadini. Grazie Presidente, ringrazio la Giunta per l'emendamento.